altro modo. Allora, niente, adesso appunto proseguiamo. Ci hanno tolto pure praticamente l'estintore, ragazzi, quindi io che stavo per utilizzare l'estintore, ma non abbiamo l'estintore, e mo so, cacchi, come dicevo nell'episodio precedente, mo sono veramente cacchi amari, veramente grossi cacchi. Siamo nudi, completamente nudi. E mo come ce passo qua? Saranno a tempo qui i cosi, eh? Cioè, voglio sperare che siano a tempo. Questa... Sì, sono tipo a tempo. Aspettate un attimo. Porca miseria, completamente in mutande, completamente senza alcun tipo di difesa contro i mostri, senza una luce nemmeno di conforto. Veramente il gioco sta raggiungendo dei picchi elevatissimi di sfigataggine. Porca puttangola. Beh, allora, finché... Finché non si insospettiscono del tutto, è pure fattibile. Tipo se si gira e mi fa la festa adesso. Allora, lì c'è un buco. Non scappare. Non ci abbia... Ok, ecco Emily. Emily, ti prego, aiutami. Certo che ti aiuto. Madre di Dios, come direbbe Dani. Oh no. Corri, Emily, corri. Corri. Ma come ca... Scappa, Emily, scappa! Ma chi l'ha fatta sta visuaba? Porca miseria! Vabbè, l'ha fatta un tonno sta visuale. Dai, su ragazzi, abbiamo perso 10 volte. Non si vede un tubero. Non si vede un tubero emerito. Ma come si fa a giocare un gioco così? Probabilmente l'hanno fatto apposta per mettere in difficoltà il giocatore. Mamma mia. No, che fai? Ok, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Via. Via, sta scalcagnando mezza diniera. Ce n'è. Ce sta bene. Mi sarei aspettato di doverlo affrontare, oggettivamente. Che scappiamo solo così? Cioè, se siamo dati, praticamente... Il che è meglio. Ok, al mostro di fuoco... non ho letto. La funivia! Presto, Emily, non c'è tempo! Quando sei arrivata, Sally, hai lasciato una porta aperta. Solo una di voi può attraversarla. Conosci le regole, Sally. Nessuno può partire senza biglietto. Ah, ok. Cosa? No! Dopo tutta questa fatica, solo una può andarsene. Sally,
Sai perché sei qui. Dai il biglietto a Emily. Fa la cosa giusta. Sbrigati. Solo una di noi può usare il biglietto. Cosa faccio? Allora, se do il biglietto a Emily, rimango intrappolata. No, io do il biglietto ad Emily, ragazzi. Poi fatemi sapere voi che cosa ne pensate, ma io do il biglietto a Emily, glielo devo. Glielo devo. Glielo devo. Mi dispiace, Emily. Per tutto. Avrei dovuto starti vicina fin dall'inizio. Ma non l'ho fatto. Io non avevo idea di quello che stavi passando. Quando sei scomparsa, dovevo trovarti perché non riuscivo a perdonarmi. Non ti lascerò di nuovo da sola. No, Sally! Non lo fanno, ti prego! Dovevo essere una cugina migliore. Ti voglio bene. Ragazzi, il gioco non è per niente male, molto bello. Chiaramente il finale che ho fatto io è questo, se questo è il finale. Voi magari ne farete un altro, sono tipo tre i finali, ma chiaramente non li faremo tutti perché è difficile farli. Allora, quindi, ragazzi, che dire? Chiaramente non sono un recensore, non sono esperto, però, allora, il finale che abbiamo fatto è depressissimo. Ce ne sono altri due o tre. Forse che si possono fare sempre recuperando i libri strani e quelle altre cose lì, quelle sfere, non so come definirle, che qualche volta abbiamo recuperato, però penso di essermene persa qualcuna, quindi mi sono beccato il finale un po' così così. Però diciamo che ho deciso di dare il biglietto a Emily perché glielo dovevo, insomma, per tutto quello che ha passato, quindi ho deciso così. Il gioco, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, che scelte avreste fatto, se appunto avreste dato il biglietto a Emily o ve lo foste, insomma, tenuto. Vediamo che cosa ne pensate voi. Direi che per 19 euro è promosso, è un gioco carino, è un gioco che scorre. Unica cosa, mi sarei aspettato un finale magari un pochettino diverso, nel senso uno scontro con quel mostro che avete visto alla fine, che c'ha tutti quei denti, no? Lì mi sarei aspettato magari uno scontro un pochettino più tosto e più figo come finale. Però detto questo, ragazzi, il gioco è carino. Se lo trovate meno di 20 euro ci sta tutto, insomma, per passare, insomma, qualche ora di gioco. Non è lunghissimo, come avete visto. Non vi fate fuorviare dai miei video, perché io, registrando piccoli video, è chiaro che il gioco vi sembra lunghissimo. Il gioco lo finite in 3-4 ore se invece mettete. Comunque, detto ciò, direi che per questa serie è tutto. Come al solito vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like, commentare, condividere, attivare la campanellina delle notifiche, non perdervi gli altri video e supportare serie e canale. Vi ricordo l'appuntamento su Twitch del martedì o del giovedì dalle ore 22:15. E niente, ragazzi, se riusciamo a fare una live decente, se ci riusciamo a farla, perché quella di ieri, perché sto registrando oggi, però vabbè, una delle ultime live di Diablo è stata terribile a livello audio e problemi forse sulla mia rete internet. Comunque, detto ciò, ragazzi, aiutateci col tempo di visualizzazione, guardate i canali sotto in descrizione, noi ci vediamo a una prossima serie. Ciao a tutti e fatemi sapere che cosa ne pensate, sono curioso. Ciao a tutti.